Ci facciamo una bella tortazza, a bella tortazza ce la facciamo, sì. Facciamo una cotton cheesecake, ma adesso vi spiego. Una cheesecake cotone proprio si chiama, la caratteristica di sciogliersi in bocca, proprio è leggera, è sofficissima. E un'altra caratteristica, oltre che ad essere originaria del Giappone, che non ve l'ho detto prima, I'm sorry, viene cotta a bagnomaria, quindi abbiamo una cottura alternativa che sarà quella anche che regalerà qualcosa di speciale a questa torta, assieme alla combinazione degli ingredienti. Appunto per questo io direi che possiamo cominciare. Primo passaggio da fare: prendiamo il burro, lo mettiamo in una ciotola. Ovviamente la ciotola è enorme per questa quantità di burro, ma servirà abbastanza grande perché comunque sarà in questa ciotola che faremo il nostro impasto. Mezza bacca di vaniglia per dare quel profumo fantastico. Vi interrompo 2 secondi, scusatemi. Questo qua che parla è Davide, dopo aver provato a fare 6 cheesecake, l'ho detto anche su Instagram, 6 cheesecake diverse, 6 test. Questa che vi propongo è l'ultima e ve lo giuro, è la migliore in assoluto, sia per quanto riguarda l'altezza, sia per quanto riguarda il sapore e il gusto. Assomiglia molto alla terza che avevo fatto, ma la terza era venuta un po' troppo bassa, a mio parere. Questa qua è perfetta, mi raccomando, seguite alla lettera tutti i passaggi perché altrimenti non vi garantisco la riuscita. Se invece voi li seguite, sono certo che il risultato sarà così. Mi raccomando, eh. Grattugio direttamente qua la scorza di un limone, perché ricordatevi che gli aromi assieme ai grassi rilasceranno più profumo. Aggiungiamo anche 1/3 di zucchero preso dal totale della ricetta. Prelevo anche un po' di oli essenziali, con lo zucchero più facile. Pizzichino di sale. E adesso lo dobbiamo sciogliere il burro, quindi o lo mettiamo in una pentola a bagnomaria, su una pentola la ciotola a bagnomaria, quindi acqua nella pentola, mettiamo sopra la ciotola e si scioglierà pian piano, oppure fate come me, ossia nel microonde, e lo facciamo sciogliere proprio il burro, non deve friggere, quindi appena si è sciolto spegniamo. Burro sciolto. Ora aggiungiamo il formaggio spalmabile e mescolo ancora. Il composto è abbastanza morbido. Vedete come scende giù? Se nel vostro caso invece la crema dovesse risultare più soda, io vi consiglio di passarla in microonde o a bagnomaria ancora qualche secondo per ammorbidirla. Divido albumi dai bianchi. Divido i tuorli dagli albumi o divido i rossi dai bianchi. I tuorli li metto qua. Gli albumi invece in una ciotola pulita, mi raccomando. E se avete le mani unte, lavatele, perché altrimenti se ci sono tracce di grasso che vanno a contatto con gli albumi, non si montano. Vi consiglio di usare per questa torta ingredienti a temperatura ambiente per evitare che si stracci proprio l'impasto. Con magari gli sbalzi termici, no, può capitare. Ora, per comodità, io qua uso una frusta e amalgamo bene. Mescolo le polveri, quindi farina, maizena o amido di mais, non la setaccio, ma ne metto una parte prima e una seconda parte dopo. Quindi, prima parte, metà. Fate anche questi movimenti, cambiate un po', che tanto il composto non è delicato, non è che si smonta. Guardate che crema! Versiamo il latte sempre a temperatura ambiente. Magari per amalgamare meglio. Ecco, è molto timido. Prima camminava, adesso non cammina più, ma perché si sente un pochino osservato. Vi voglio presentare Mafaldo. Come professione fa l'assistente passivo. L'impasto è praticamente pronto. Devo solo montare gli albumi ed amalgamarli. Solo che prima devo fare altri passaggi, perché poi una volta che gli albumi sono montati dobbiamo procedere immediatamente. Fodero la teglia da 22 cm di diametro, ovviamente potreste scegliere anche quella da 24, ma in quel caso la torta vi verrà leggermente più bassa. Metto un velo di burro per far aderire bene la carta forno. Queste strisce di carta forno fatele un pochino alte perché aiuteranno la torta a rimanere slanciata, ok? Quindi devono un pochino superare proprio i bordi della tortiera così. Non troppo alti, poi non esagerate, però così è un'altezza giusta. Se non è a cerniera nel vostro caso potete anche evitare ovviamente questo passaggio, però dato che è a cerniera cerchiamo di isolare magari i bordi della tortiera, no? Dall'acqua che potrebbe entrare. Magari entra lo stesso un goccino, però magari non lasciamo proprio entrata libera, facciamo così che
che almeno l'acqua ha una sorta di impedimento, no? Io direi che possiamo tranquillamente montare gli albumi con i 2/3 di zucchero. Sta diventando bianco, aggiungiamo 3/4 di cucchiai di succo di cucchiaio, anzi di succo di limone. Al posto del succo di limone, volendo, potreste mettere del cremor tartaro. Ovvio che brutta parola comunque, cremor tartaro, mi viene da pensare al dentista. Ovvio che il succo di limone è più comune e soprattutto abbiamo già usato la scorza per aromatizzare la torta, quindi sicuramente quello l'abbiamo. Guardate questa consistenza perfetta, tipo una schiuma da barba un po' smontata, dai. Amalgamiamo il composto bianco a quello giallo in 2-3 step. Quindi magari la prima volta possiamo andare un po' più vigorosi, che cerchiamo di incorporare un po' di... cioè di dare aria all'impasto giallo. Poi magari le prossime volte, le prossime due volte andiamo più delicati. L'importante comunque è sciogliere questi grumetti di albume, non devono rimanere sospesi. Giriamo così con lo stuzzicadenti per rompere le bolle d'aria più grandi e per spianare meglio insomma il composto. Buonissimo l'assaggiato crudo e spaziale, profumatissimo. Cottura a bagnomaria, un dito di acqua bollente, l'ho messa nella parte centrale del forno. Adesso cottura 200 gradi, modalità statica, per 20 minuti. Poi vi faccio vedere cosa dovremo fare, perché cambierà sia la tempistica che la temperatura. Minata, vuoi continuare? Assolutamente sì. Allora, abbassiamo la temperatura a 140 gradi e proseguiamo per 40 minuti. Guardate che meraviglia, è già cresciuta abbastanza, direi, e soprattutto si è dorata la superficie. Adesso invece con questa temperatura qua cuocerà meglio all'interno. Cottura terminata, ho spento il forno, anzi adesso accendo solamente la luce per farvi vedere com'è la situazione. Perfetta, si è leggermente abbassata ma va bene. L'importante è che non si abbassi tanto, ma fidatevi che resterà bella alta. Adesso la lasciamo in forno per circa mezz'ora e poi la sforniamo. Sì, perché mi confondo, sforniamo. Scusate, eccola qua, perfetto. Adesso attendiamo 3 minuti di numero, proprio per non ustionarci ad aprire l'anello, però poi sformiamola, perché è importante sformarla ancora da calda, questa qua. Questa qua è la ricetta perfetta, ve lo posso garantire dopo 6 volte. Mi sto emozionando, guardate com'è molleggiosa. Lo tenete un po' sollevato dal fondo e capovolgete. Ok. Adesso tirate un po' così, anche senza spatola. Se avete a casa uno stampo alto, molto meglio, perché avrete il perimetro della torta più liscio. Ecco, e invece così si sono, con la carta forno insomma si sono formate queste increspature che insomma sono un pochino antiestetiche, se vogliamo proprio essere precisi. Adesso la tagliamo, è tiepida, volendo la potreste gustare fredda, che è buonissima. È proprio lei, sì, qua abbiamo la parte cremosa, qui invece la parte sofficiosa. Deve essere tutta bubbosa, zucchero a velo. Prendete un po' di marmellata di frutti di bosco. Anzi, confettura, bisognerebbe dire. Ci aggiungiamo un goccino di acqua e la rendiamo più morbida. Eccola qua la nostra salsa. La adagiamo sulla fetta un po' così, un po' così, un po'... ok, basta. Ci metto un po' di mirtilli. Ok, ed è subito Natale, ma esteticamente più carina. Dopo un po'... si scioglie in bocca. Si sente anche la parte del formaggio spalmabile, però comunque ovviamente è una cheesecake particolare in cui si percepisce questa alveolatura, no, fine, sottile. La cottura a bagnomaria ovviamente farà la sua parte. Ti dà l'impressione, adesso che è fredda, di essere quasi un po' impaccata, no? Però in realtà queste micro bolle combinate proprio all'impasto la rendono scioglievole. Io spero veramente che voi la proviate, anche perché è un'esperienza unica a parer mio assaggiarla, e quindi se vi va taggatemi su Instagram e su Facebook, che io sono sempre felice. Altri due video, se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimarrete sempre aggiornati sui contenuti. Ormai sto pezzo lo so proprio a memoria e ho sempre paura di impappinarmi proprio per questo motivo. Invece qua c'è il quadrato per il collegamento, chiamiamolo così, per andare direttamente sul blog e vedere la ricetta scritta. Grazie per aver visto questo video, soprattutto per essere arrivati fin qui. Spero di avervi dato una buona idea. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Qua l'ho finita, quindi adesso vado a prendermene un'altra.
Aspetta, l'ho lasciata in frigo la torta perché mi piace gustarmela anche fredda. Questa qua è buonissima anche fredda, forse di più. Ok, allora la salsa qua. Tutti di bosco.